ci si spera sicuramente, quello è fuori di dubbio, ci si prova altrettanto sicuramente, però non lo so, ma devo verificare ancora adesso come realmente la cosa. Credo che c'è una squadra avversaria. Devo verificare, ma penso che ci sia una squadra avversaria. Il Fisi di Giallo che non è molto d'accordo su questa ultima cosa, quindi oltretutto una signora, tutt'altro che una cattiva squadra, una signora squadra. Credo anche abbastanza arrabbiata per la sconfitta in casa col Carpi nel derby, quindi avremo una partita sotto quell'aspetto molto difficile da interpretare nel migliore dei modi, chiaramente sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma quello è, tutte le partite sono da interpretare sotto questo aspetto e non farsi cogliere impreparati sotto l'aspetto naturalmente caratteriale. Poi è ovvio che loro sono un'ottima squadra, come dicevo prima, un ottimo allenatore che sta facendo un grande lavoro da quando è cominciato l'anno scorso. Un allenatore di grande esperienza, siamo accomunati dal farsi buttare fuori, lui ha scontato la settimana scorsa, io sconto questa, però Walter è un amico, quindi so le qualità che ha e su tutti gli aspetti, quindi so che la parità anche per questo motivo sarà difficile. Infermeria e Crescenzi, Thomas e Morero. Recuperiamo Giacomazzi e Pulsetti che erano squalificati, quindi siamo tutti convocati. Sì, se dovessimo giocare così, chiaramente sono due moduli speculari, però come ogni sistema di gioco poi l'interpretazione la danno i giocatori, l'interpretazione la danno le caratteristiche dei giocatori o l'allenatore, quindi poi dopo alla fine uno stesso modulo può essere comunque diverso, interpretato in modo diverso. Loro hanno, come dicevo prima, giocatori di grande qualità, gente che attacca lo spazio molto bene, dovremo essere molto bravi ad assorbire questi attacchi, questi tagli da Babacar agli interni che si buttano dentro bene, a Mazzarani se dovesse giocare lui che è un ottimo giocatore di grande qualità tecniche o l'altro ragazzo Magni, adesso non mi ricordo, non so come si pronuncia, molto abile con gli esterni che spingono parecchio, quindi hanno nelle loro corde questi attacchi profondi che chiaramente bisognerà, ripeto, assorbire bene e leggere bene, perché sennò possono far male. A me la soddisfazione la dà ogni partita alla vittoria. Poi ogni tanto dico, ma quanti punti abbiamo, quanti sono, perché sinceramente so solo, e questo ne sono certo, che ne abbiamo più 6 dalla zona play-out, quello ne sono sicuro. Perché ho la, non so se bella o brutta abitudine di guardare prima di dietro, poi dopo quando sarà il momento uno guarda avanti, io guardo sempre prima dietro, perché è sempre meglio, anche quando si va in macchina è sempre meglio guardare gli specchietti retrovisori. E quindi capire come funzionano, chi è lì vicino e tutto il resto. Quindi io guardo dietro, sono contento del rendimento della squadra, sono contento perché comunque ai 3 pareggi abbiamo aggiunto 2 vittorie. Poi sappiamo che il campionato di Serie B è difficile contro qualunque squadra. Sono contento che abbiamo vinto fuori casa. Però sappiamo anche che ci sono un sacco di insidie, un sacco di... Cioè non è che noi vinciamo 2 partite e i problemi sono spariti. Assolutamente. Dobbiamo essere consapevoli e dobbiamo sapere di lottare ogni partita pensando solo a quella. Poi quello che verrà, verrà, l'ho sempre detto, ma lo ribadisco, seppur qualcuno continua in generale, addetti ai lavori, altra gente continua a dire, ah ma il Siena di qua, il Siena di là, è promozione. Il problema è che da fuori è sempre facile parlare, il problema è che bisogna essere dentro. Bisogna essere dentro, capire la realtà, capire qual era il recente passato, dove siamo partiti e tutto il resto. Chi è dentro può capire, chi è dentro può capire e può dire le cose come stanno. Nessuno si vuole nascondere, perché assolutamente non è questione di essere di nascondersi, è questione di essere onesti e di essere oggettivi, il più possibile oggettivi nella valutazione. Io tutto sommato penso di esserlo, insomma, al di là di tutto. E quindi è ovvio che poi più siamo avanti in classifica e meglio è, ma quello è, credo che
chiunque lo dica, nel calcio, nella pallavolo, nella pallacanestro, in qualunque sport, quello è naturale, ci mancherebbe. 7 sono tante, però d'altronde questo è. C'è da dire che adesso tutto sommato, se magari settimana prossima recuperiamo anche Crescenzi, come penso, alla fine poi ci saranno due soli infortunati più lunghi di lunga degenza. Chiaro, insomma, mi auguro che difficilmente tutti e sette prenderanno la munizione nella stessa partita, per l'amor di Dio. Ecco, esatto, poi alla fine uno qua, uno là, si riesce a gestire quello. Poi dobbiamo io, sotto questo aspetto, non sono uno che sta lì a guardare, fai questo, fai quell'altro. Se vengono, vengono, giocheranno degli altri. Abbiamo visto che, e l'ha dimostrato Matteo settimana scorsa, dove ha giocato credo una partita in 2 anni e ha fatto la sua figura, vuol dire che essere un grande professionista e farsi trovare pronto, e quindi sotto quell'aspetto dovessero mancare per squalificare altri, giocheranno quelli che ci sono. No, sono squalificato, vabbè. Mi dispiace perché vado a vedere anche altri sport, obiettivamente vedo che soprattutto la pallacanestro, visto che tra l'altro nella nostra città c'è una squadra importante, vedo che molto spesso ci sono dei begli scontri tra virgolette verbali fra arbitri e coach, e non succede mai niente, nel senso che è sempre improntato alla massima lealtà, anche se uno dice una cosa, uno dice il contrario, poi finisce lì. Io non ricordo coach squalificati o buttati fuori, anche a meno che uno non fa chissà io. E quindi è questo che, a maggior ragione, se non c'è insulto, se non c'è frase offensiva, come peraltro non c'è stata domenica, anche la protesta si può anche accettare tranquillamente, insomma, senza voler fare chissà che cosa. Vedo anche per esempio nella pallacanestro che vanno dentro addirittura molte volte dentro al campo quando la palla è dall'altra parte, noi non possiamo uscire dalla tecnica perché sennò siamo passivi di squalifica. Insomma, secondo me, ecco, magari se fossimo un po' meno bacchettoni, forse si potrebbe essere anche più divertente, anche per noi.